quindi erano giovani agenti del movimento, erano coordinatori provinciali, poi due giovani di Salerno, iniziato proprio la provincia di istituzioni, e abbiamo lavorato con una persona. Buongiorno a tutti, è un piacere, un onore rivivere questa giornata e soprattutto ricominciare da dove ci eravamo lasciati. Dopo il saluto del Presidente della Provincia, della nostra provinciale, che è il rappresentante, in una cornice idealmente, come dire, forte, riconosciuta non solo come un centro culturale, ma anche e soprattutto come luogo di incontro e di scambio. Le politiche giovanili, il forum giovanile della provincia di Salerno, che è il forum, tutti i forum sui territori, stanno mettendo in campo anche proprio questo, cioè un luogo di incontro. Noi, con Francesco, direttivo, il forum, abbiamo avuto fino da subito questa idea, quella cioè di organizzare un luogo ideale, importante, su cui concentrare e concentrare le attenzioni. Ci eravamo lasciati il bando giovani con il forum dei brasiliani, l'ultima esperienza, cioè così, presenza. Poi ci siamo rifugiati sulle piattaforme e ora ci risiamo in presenza. Che cosa ci aspetta? O meglio, che cosa dobbiamo fare? Ovviamente il forum nelle sue attività ha messo in campo una serie di iniziative importanti, non solo in quelli che sono stati i forum dei, cui hanno presentato veramente una cucina di idee e soprattutto i momenti di confronto, ma dove come coordinamento provinciale, come politica di giovani in provincia di Salerno, registriamo un momento costante vivo di nascita di forum per la provincia di Salerno. Noi come coordinamento provinciale, come settore delle politiche di giovani, registriamo per la prima volta nella storia della provincia di Salerno, della regione Campania, il finanziamento vero, sentito, da parte della regione Campania per il bando giovani comuni. Ebbene, la percentuale più alta di forum finanziati è salentata per la provincia di Salerno. Il 50% dei forum finanziati su base regionale appartiene al forum provinciale. Sono dati, numeri che testimoniano e sono frutto di un lavoro certosino, continuo, soprattutto vivo da parte del coordinamento provinciale. Qui ringrazio Francesco, ma tutto il Rosario, gli altri rappresentanti del coordinamento, vi ringrazio veramente per un lavoro anche visionario che hanno per certi versi realizzato, perché poi già girare la provincia di Salerno non è facile. Girarla in condizioni di perfetto volontariato è ancora più difficile. Chi lo fa con passione, lo fa con tenacia e quando si mettono in campo spirito di organizzazione, servizio disinteressato ai territori, queste sono le chiavi. Impegnati a seguire, diciamo, tutto ciò che concerne, tutto ciò che è stato creato, è stato, come dire, creato un nuovo regolamento sul piano regionale che vedrà rinnovarsi e innovarsi il forum regionale del territorio. Noi come provincia e come coordinamento
lo dobbiamo alla nostra comunità, lo dobbiamo alla nostra storia. Ad oggi, al di là di qualche iniziativa in qualche altra provincia, il coordinamento provinciale di Salerno è l'unico coordinamento esistente per una intenzione dell'allora presidente Campo, che ha formato l'amministrazione stranese. Questo la dice lunga sul ruolo che Salerno può e deve avere nell'ambito delle politiche regionali. Quindi noi puntiamo a modificare quello che deve fare lo statuto del coordinamento provinciale per far passare tutto ciò, non solo per adeguare ciò che c'è, ma anche e soprattutto per permettere al coordinamento di essere riconosciuto in termini giuridici, in termini economici, per poter accedere alla finanziaria del contatto e soprattutto per poter dare risposte concrete alle esigenze di rinnovamento di crescita del contatto. Io rinnovo la vicinanza, rispetto, il senso di accomodazione verso il governo. Mi auguro che sono sicuro che insieme possiamo continuare a vincere e soprattutto possiamo farci trovare pronti su quelle che possono essere le ambizioni delle istituzioni. Io faccio un ragazzo, Francesco, che ha sempre memoria lunga, forse se la ricorda, a Bracigliano, quando dissi, quando iniziamo, perché non pensiamo di avere, di darci come coordinamento un ruolo nel settore dell'ipoteca dei bisogni. Certo, la scelta è fatta di questa cosa personale, perché ritengo che il coordinamento possa avere anche e soprattutto nel senso di un sacrificio di organizzazione verso il coordinamento e verso questo centro culturale che rappresenta l'ossigeno di una città di Salerno, ma una posta in quanto. Quindi da qui in avanti mi auguro che il passaggio, diciamo così, del coordinamento che torna in professione del ruolo, questa cioè curvatura culturale, questa curvatura culturale e istituzionale nei confronti del coordinamento, oppure il cui dimenticare un ruolo anche e soprattutto nella gestione e nel confronto del coordinamento del coordinamento. Quindi da parte dell'amministrazione provinciale piena condivisione, piena disponibilità, ovviamente con un ufficio per ciò che rappresenta. Possiamo in parola un ragionamento di intesa, con una curvatura di impegno culturale per il coordinamento che non è solo corteo, ma anche soprattutto un impegno concreto nei territori, sui territori e sull'attività del territorio. Può rappresentare un modo di condizione e soprattutto di apprezzare. Quindi la rilancio comunque questa idea, perché sono convinto cioè della possibilità che il coordinamento possa gestire in maniera, contribuire a gestire in maniera importante questi due ossigeni, questi due bomboli di ossigeno della cultura salernitana.
quello che verrà, se prorogarsi, si eleggeremo nel 2 settembre, quando speriamo che la pandemia sia lasciata, incontrarci. Questo passaggio, Francesco, questo passaggio verso soluzioni che possano far bene al coordinamento, al territorio e soprattutto alla stabilità del coordinamento. Sarà sempre con il coordinamento, sempre con l'idea delle contrapposizioni. Le crescite individuali restano individuali se c'è una crescita. Se il coordinamento cresce in funzione, è vero, non cresce il singolo, cresce questo. Noi abbiamo la presunzione di avere creato una squadra che si occupa in maniera identica. Il numero di testimoni, il numero di sono della nostra, lasciate di passare questo pizzico di presunzione, la storia di questa ragione, e la crescita appunto deve rappresentare una crescita del dono del mondo di vita. Nel momento in cui cresce la squadra, quando la squadra cresce il suo insieme, quindi grazie Francesco, per tutti voi, per questa volta ci ospita qui, questa cornice idealmente importante significativa, e soprattutto buon lavoro per quello che facciamo. Consigliere provinciale, presidente del Comune di Zanini, dottor Luzzo, ovviamente io vi ricordo di seguirci sui social, questa è la nostra parte, seguirci su Facebook, su Instagram, per darci del coordinamento provinciale. Per questo passiamo la parola al dottor Francesco Barbalito, coordinatore provinciale, per il Francesco di Sicilia. Grazie Emanuele. Allora, prima di illustrare il progetto che stiamo realizzando insieme all'osservatorio, voglio fare anche io due ringraziamenti, soprattutto per quello che ha detto Giovanni. In provincia finalmente abbiamo avuto un consigliere attento alle politiche giovanili fin dall'inizio e insieme siamo riusciti appunto a realizzare questo obiettivo. Come dire, il dialogo non è mancato, forse ci sarà anche uno scontro, sempre però nel rispetto reciproco e sempre con l'obiettivo chiaro in testa davanti di entrambi di raggiungere il risultato, ovvero quello di garantire la partecipazione la più ampia possibile dei giovani e aumentare anche la qualità di questa partecipazione. Perché fin dal primo intervento di Giovanni in Consiglio Provinciale si è chiesto che il forum appunto di essere finanziato, si è continuato nella strada di dare rappresentanza, sia dando forza proprio al coordinamento degli esempi istituzionali, fino appunto a chiedere alla regione di riconoscere forse definitivamente il coordinamento, finalmente ci siamo riusciti anche con ci apprestiamo appunto a modificare lo statuto, anche su questo sono sicuro che Giovanni non farà mancare il suo apporto,
proprio per portare il coordinamento di una nuova fase. Quindi ci attestiamo a vivere questa nuova fase, speriamo appunto di avere il consigliere appunto Giovanni, che è stato attento e vicino alla realtà del coordinamento provinciale. Anche lo spunto appunto di valorizzare quelli che sono i luoghi della provincia di cultura, forse a volte non conosciuti. Io lo confesso, non sapevo dell'esistenza della Pinacoteca, dove siamo qui stamattina, un luogo bellissimo, dove infatti sarà possibile visitare la mostra. Invito anche tutti quelli che ci stanno seguendo a venire qui in via Mercanti e visitare questa mostra al sud del barocco presente nella nostra Pinacoteca provinciale. Veramente un gioiello nel centro storico della nostra città. Comunque. Oltre ai ringraziamenti quindi al consigliere Luzzo, voglio fare un ringraziamento anche al presidente Strenese, ma anche agli uffici della provincia, alla dottoressa Maria Mastrullo, alla dottoressa Lima Leone, al dottor Feltra, che sono stati presenti, ci hanno accompagnato diciamo, per sistemare, per attrezzare la sala odierna per questa presentazione. E infine voglio ringraziare gli amici di Reggio Salerno con cui organizziamo questo evento, come avete potuto vedere dalla locandina appunto in due sessioni, sono presenti qui infatti tre ambassador dalle altre antenne europee, quindi gli eventi e il coordinamento dimostrano ancora una volta, come diceva Giovanni, non sono solo forum day, non sono solo inserire sul territorio, ma hanno anche uno sguardo europeo di collaborazione con le realtà, con il GEO ormai il rapporto è solido, e a noi fa sempre piacere organizzare queste iniziative di qualità. E come dire, infatti questi giovani agenti del cambiamento è nata anche un po' dal dialogo che c'è stato con AEG, dal progetto Europe on Track, dove appunto i ragazzi verificheranno quello che è l'attivismo nel nostro territorio per poi fare come dire, un report dell'attivismo giovanile. Tornando però a noi, diciamo alla nostra iniziativa, abbiamo preparato giusto un paio di slide in modo che possiamo spiegare appunto che cosa intendiamo fare. Innanzitutto appunto analizziamo quello che è il nostro contesto territoriale. Siamo in una provincia di Salerno, provincia composta da 158 comuni, un territorio bellissimo dove troviamo appunto delle coste straordinarie, quali sono appunto la costiera amalfitana, la costiera occidentale, ma anche delle aree interne straordinarie. In questo contesto di 158 comuni ci sono 75 forum di giovani, grosso modo. La pandemia, come dire, che ha un po' messo in difficoltà la partecipazione, però comunque è obbligatorio. E questi forum da tempo, con l'appoggio dell'amministrazione provinciale, con la vicinanza delle istituzioni, sono riuscite a creare questo coordinamento provinciale che è una rete di tutte queste realtà che si sviluppano nei vari comuni e che hanno deciso di mettersi insieme proprio per organizzare iniziative di impegno civico, di partecipazione territoriale, di vicinanza alla politica. E in questo contesto quindi abbiamo partecipato nel corso della nostra lunga storia con varie realtà, ci siamo confrontati con le istituzioni, a tutti i livelli, ci siamo confrontati con le associazioni, ci siamo confrontati con l'università. Quindi mi collego, voglio ringraziare l'Osservatorio Cultura e Politica Giovanile, il CPG, se posso ritornare il nome del programma privato, lo chiamiamo CPG, diciamo, per velocizzare, e abbiamo firmato un accordo tra questi due enti, che a noi ci riempie d'orgoglio perché dimostrano la qualità appunto dell'iniziativa anche del coordinamento, quello di collaborare con un centro di ricerca accreditato per esempio presso l'Università degli Studi di
Gerusalemme. E quindi ringrazio quindi la dottoressa Miriam Della Mura, con cui abbiamo scritto questo progetto insieme, abbiamo fatto diverse riunioni online, anche la sera tardi ci siamo confrontati. Ringrazio lei, ovviamente ringrazio anche la professoressa Stefana Leone, direttrice dell'osservatorio, da sempre vicina alla realtà dei fondi delle politiche giovanili e della nostra realtà di cittadinanza. Da questo accordo quindi è nata questa idea, anche come dicevo, con la contaminazione del dialogo di legge, di andare a ricercare, investigare, come posso dire, analizzare quella che è la nostra realtà. Quindi ci siamo guardati allo specchio, abbiamo detto ma che cosa sono? Ci siamo dati degli obiettivi, quindi vogliamo appunto capire quali sono i punti di forza ma anche i punti di debolezza, perché dopo, come dire, saranno forse circa 20 anni che esiste la realtà dei forum dei giovani in provincia di Salerno, non esistono documenti scientifici, diciamo, di ricerca di questa realtà che caratterizza in particolar modo la provincia di Salerno ma tutta la regione Campania. Sono presenti dei forum dei giovani anche in altre città italiane, ma si è venuto a creare comunque questa concentrazione in provincia di Salerno, e quindi abbiamo deciso di analizzare questo fenomeno anche da un punto di vista sociologico. Capire se lo strumento è in grado di rispondere a determinate esigenze che i giovani chiedono, quale appunto quella di essere agenti del cambiamento, perché i giovani, come dire, vogliono migliorare il territorio, il contesto sociale in cui vivono, e se lo strumento forum dei giovani è adatto a rispondere a queste esigenze. E quindi capire l'identità e capire appunto quelle che sono le potenzialità, ma anche i limiti, perché partendo da questi limiti, diciamo, aprire una nuova fase per dare un nuovo impulso, un nuovo spunto ai forum dei giovani e ai giovani delle. Il framework politico-istituzionale, come diceva appunto prima Giovanni, è, come dire, quanto mai opportuno, in quanto si sta rinnovando il coordinamento, si sta rinnovando il forum regionale, si parla di giovani nel, come dire, Next Generation UE, si sta chiudendo un settennato, se ne sta aprendo un altro, quindi da un punto di vista storico ci troviamo veramente a un punto di svolta, stiamo voltando pagina, e ci è sembrato quantomeno opportuno quindi analizzare quelli che sono, ripeto, i punti di forza e i punti di debolezza per affrontare un nuovo settennato con nuova forza, essendo anche maggiormente consapevoli di quello che ci aspetta e delle sfide che ci troviamo ad affrontare. Si parlava di giovani in comune, un bando finanziato dalla Regione Campania con anche l'Unione Europea, che ha dato grande respiro al forum, sono stati finanziati progetti fino a 15.000 euro per comune, dove si è finalmente creduto nella realtà dei forum, ma non più a singolo evento, ma la cosa positiva che a me piace ricordare, si finanziava un progetto annuale, quindi una programmazione. Si è detto ai giovani che fanno cittadinanza attiva che bisogna programmare e quindi avere anche uno sguardo di lungo respiro, di lungo periodo. E quindi speriamo, siamo convinti che questo piano di finanziamento sarà continuato, sarà rinnovato nei prossimi anni, anche appunto con l'aiuto dell'Unione Europea, con il Next Generation UE. Andiamo avanti. Per quanto riguarda l'unità d'analisi, quindi dicevo, per i giovani del forum, voglio lasciare la parola alla dottoressa Miriam Della Mura, che potrà completare dando anche dei spunti forse più tecnici, perché noi ci abbiamo messo la passione, l'impegno, anche la nostra piccola esperienza, ma questo progetto, vedendo la collaborazione di un ente di ricerca universitario, come dire, ha forse la presunzione almeno da parte nostra di diventare, perché no, oggetto di letteratura, proprio per analizzare quello che è il contesto sociale che è presente in provincia di Salerno. E questo non sarebbe stato possibile se non avessimo avuto anche questa collaborazione così importante di iniziare questo progetto. Ti lascio la parola, grazie. Primis ringrazio Francesco e il dottor
Iniziative che possono essere realizzate e
perseguite nel tempo. Quindi cerchiamo di capire quelli che sono proprio gli elementi non convenzionali e di innovazione, che innescano dei processi che sono soprattutto di tipo bottom up, perché magari all'interno di una realtà ampia, come per il movimento Provincia dei Forum, ci sono giovani che oltre ad essere membri dei forum stessi, partecipano individualmente ad altre realtà, realtà che potrebbero contribuire ad arricchire quella che fa anche di servizi per i giovani del territorio da parte dei forum dei giovani. Quindi è importante capire quali sono le direzioni, quali sono gli interessi dei giovani attualmente per poi poter incontrare quelle che sono anche le loro necessità, attivando un dialogo sempre aperto anche con le istituzioni, con la provincia in questo caso, con la regione, con le diverse iniziative da attuare e anche con l'università che a suo modo, essendo istituzionale, può dare un supporto nel raccogliere dati e per fornire quelli che sono gli elementi di analisi per poter indirizzare le politiche giovanili. E infatti ovviamente un'altra dimensione di indagine è quella appunto politica, capire come si collocano i giovani, qual è la loro prospettiva in questa dimensione. E in effetti questo è un po' il cuore di questa ricerca e ovviamente in seguito alla raccolta dei dati che avverrà online. Ovviamente abbiamo scelto come tecnica di rilevazione, ci siamo affidati a degli strumenti digitali per poter raccogliere anche più risposte possibili e caricheremo per poter contribuire alla raccolta dei dati e quindi compilare il questionario sia sulla pagina del coordinamento, sulla pagina Facebook, sia sul gruppo Facebook, la community di ricerca di Fobia, che è appunto un gruppo con delle finalità di ricerca che un soggetto che è affiliato a una pagina Facebook dell'Osservatorio Giovani, di cui ci serviamo proprio per questo tipo di pagina. Il lancio della web site sarà questo mese, quindi sui canali social e anche sul portale istituzionale poi comunicheremo la data del lancio. Rinnovo quindi il nostro ringraziamento per averci coinvolto in questo interessante progetto che sarà anche per noi che come osservatori ci occupiamo sempre di quelle che sono quella che è la realtà dei giovani in Campania. Motivo e soprattutto strumento di arricchimento delle nostre analisi sul giovane del territorio. Quindi ringrazio Francesco per il contributo e gli ripasso la parola. Grazie Francesco, grazie Miriam, grazie ascoltando. Ovviamente questa era la prima sessione, ovviamente in collaborazione con l'Osservatorio di Cultura Giovanile dell'Università degli Studi di Salerno. Francesco, sì, diamo la parola ai ragazzi, se si possono accomodare per la seconda sessione di questo nostro evento di oggi in collaborazione con ECE Salerno per il progetto Europe. Diamo la parola a Tao Bern, responsabile della Sessione Cesare. So, for this point, I would like to switch to how, first of all, I would like to say that I was presenting the Google Analysis today. How this wonderful presentation can be given to a real book behind this also
Don't worry, you can write your dissertation on Monday. But, apart from this, that's the last thing. The past week has been not really good. Thank you.